Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale, benvenute in un nuovo video. Oggi morning routine e la prima cosa che faccio è quella di aprire subito in cucina e vedere il tempo com'è. In questo caso il tempo sembra brutto, ma è mattino presto e poi dopo si sarebbe aggiustato. E poi successivamente accendo la macchina del caffè per fare colazione. In questa mattina nello specifico i bimbi stavano ancora dormendo, ma non è sempre così naturalmente, e quindi a volte si sveglia Mattia e quindi la prima cosa che faccio è quella di fare il latte a lui. Poi, mentre la macchina del caffè arriva alla temperatura giusta, vado nel soggiorno e apro soltanto il balcone, però restando ancora un po' al buio. Vi faccio vedere che qua sono le 8 meno 10 e niente, appunto apro il balcone e faccio cambiare l'aria. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. A questo punto vado a preparare il mio cappuccino con caffè caldo e latte freddo, nello specifico in questa mattinata. A volte lo faccio caldo, a volte prendo solo il latte e poi dopo faccio il caffè, insomma come mi va la mattina così faccio. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. A questo punto apparecchio un po' il tavolo e appunto mi siedo a mangiare. Stamattina farò colazione con gli ottimini, questi qua che sono molto molto buoni. E poi, finita la mia colazione, vado a ripulire la tovaglietta. Apparecchio per Lorenzo, gli metto sia una merendina sia i biscotti. E poi preparo il latte a Mattia nel pentolino, così che lui quando si sveglia io vado soltanto ad accendere e riscaldarglielo. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Dopo aver lavato le zucchine e lasciate a scolare, mi reco in bagno, vado a lavarmi e faccio la mia skin care e appunto mi vesto, come poi vedrete a breve. Qua avevo anche già preparato una lavatrice e tra pochissimo andrò ad avviarla. Ed eccomi qui ragazze, ancora tutta sfatta. E qua ovviamente poi sono già vestita, qua mi ero lavata anche già i denti e lavato il viso con questo prodotto e quindi proseguo con la mia skincare. Thank you.
adesso vado ad aprire sia in cameretta, perché tanto Lorenzo, stando da soli, perché Luca quella settimana non c'era, ha dormito con me naturalmente, quindi io andavo ad aprire molto molto presto in cameretta, e poi adesso vado a spalancare completamente nel soggiorno. Sono le 9:20 e non appena ho spalancato in soggiorno i bambini erano svegli, e quindi adesso inizia la mia vera mattinata. E vabbè, Lorenzo ovviamente è molto autonomo, di conseguenza va a lavare la faccia, i dentini da solo, fa colazione da solo, lo aiuto soltanto, diciamo, a vestirsi. Invece per Mattia ovviamente provvedo io, e adesso vedete che gli preparo il latte, stiamo un po' sul divano perché comunque non appena si sveglia vuole stare comunque in braccio a me, e quindi stiamo un po' così, e poi dopo vedrete che lo porto a lavare i dentini. Ma anche Mattia, come già vi ho detto in altri video, vuole comunque fare da solo, però poi è ovvio che a un certo punto faccio io. Dopo che i bambini hanno fatto colazione, hanno lavato la faccia e i dentini, vado a preparargli i vestiti e appunto li vesto. Adesso che i bambini stanno giocando e che sono già pronti, vestiti, lavati e sistemati, mi dedico un attimo alla preparazione del pranzo, e oggi appunto faccio le zucchine. Le ho fatte scolare ovviamente e le vado a tagliare e le vado a preparare. A questo punto vado a scongelare i moscardini per la sera, vado a pulire le cose della colazione e le cose che ho utilizzato, il tagliere, il coltello, insomma, per tagliare le zucchine. Svuoto poi la lavastoviglie, stendo la prima lavatrice e ne avvio subitissimo un'altra.
e poi dopo vado a passare l'aspirapolvere e vado a lavare in cucina. E adesso partono un po' quelle veloci pulizie prima della DAD, perché appunto Lorenzo stava a casa ed eravamo in DAD. Quindi vado a sistemare il divano, vado poi a passare sempre il Dyson e passo un panno umido nel soggiorno, mentre nelle altre camere vado soltanto a passare il Dyson e nella camera da letto ovviamente vado a rifare il letto. Thank you.
A questo punto, ragazze, sono le 11 e quindi è ora di fare la DAD. Adesso abbasso le sedie, preparo le cose che servono per quella giornata e la nostra morning routine termina qui. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccando il pulsantino qua sotto iscriviti. Seguitemi anche su Instagram, ve lo scrivo in sovraimpressione. Mi trovate come MyDreams88. Grazie mille per aver visto questo video. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!